per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Aveva uno sguardo intenso e diretto, le dita accurate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso, contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza d'oltralpe, dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti, dei luoghi e gli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese: vorresti sposarmi? Era onesto e sicuro di sé. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto, senza mai pensarci troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure che convivono con te, dalle parole di un discorso inutile. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie poi di cadere a tappeto?